Siamo con Sergio Romano, abitué di Cortina Incontro ormai, e oggi una giornata dedicata a Montanelli. Questi diari eccezionali di Montanelli, molti scritti da Cortina, tra l'altro. Sì, certo. Per la verità non sappiamo esattamente se vi siano anche altri diari, oltre a quelli che abbiamo pubblicato. Semplicemente non sono stati ancora trovati, perché uno dei quesiti che ci siamo posti è perché ha scritto diari così scritti, così con una concentrazione letteraria molto forte e al tempo stesso ha interrotto per periodi abbastanza lunghi. Comunque effettivamente è vero, alcune delle cose che sono di Cortina, da Cortina, dove dal resto lui incontrava parecchia gente e quindi era probabilmente maggiormente sollecitato a scrivere. Posto che amava molto, da quello che traspare dai diari. Penso di sì, ma no, voglio dire, non sono giudice. Io ho letto... Ho letto un piccolo passaggio in cui parla di Scalfari, ecco, ma sono molti personaggi in questi diari, da Scalfari all'avvocato Agnelli. Qual è il ritratto che l'ha colpita di più? Ma anzitutto direi che sono quasi tutti, è una galleria di ritratti in effetti, e qualche volta si ha la sensazione che lui tenesse i diari proprio per sfogare nei diari o per dire nei diari ciò che altrimenti non avrebbe potuto dire. Ogni persona tende ad autocensurarsi in determinate circostanze, soprattutto se scrive su un giornale. Montanelli aveva bisogno a un certo punto di dire esattamente ciò che pensava di una persona, con qualche cattiveria naturalmente, con qualche, non puntura di spillo, ma qualche taglio di spada. E questo è anche, credo, fosse il senso dei diari per lui. Ecco, la figura di Montanelli è curiosa perché nella prima parte della sua vita è considerato un fascista, addirittura gambizzato dalle BR, e poi nella seconda parte della sua vita addirittura considerato un pericoloso comunista. Ma perché è così difficile essere liberali in Italia? Prima di tutto Montanelli non fu veramente un fascista, casomai fu un fascista di sinistra. Quindi fu all'interno del partito fascista un frondista, e frondista Montanelli lo è rimasto sempre fino alla fine della sua vita, perché fondamentalmente è un bastian contrario, cioè è una persona che per inclinazione, perché ha bisogno, ne ha bisogno, questo sollecita il suo talento e la sua intelligenza, ha bisogno di collocarsi in opposizione a qualche cosa e a qualcuno. Ora naturalmente non è stato difficile nel corso della sua vita trovare qualche cosa che non gli piacesse, ma le dico questo perché non è esatto sostenere che lui fosse fascista e poi antifascista. Lui è sempre stato in qualche modo un uomo di fronda all'interno del particolare periodo in cui viveva. È stato sempre il rappresentante di una fronda e di un'opposizione, e quell'opposizione era il partito Montanelli. Leggendo questi diari si ha, come dice lei, l'impressione che siano stati scritti per essere pubblicati. Ma perché in Italia la forma del diario, la forma della biografia, del saggio, così presenti in altre letterature, per esempio quella britannica, sono così rare, mentre comunque spopola comunque sempre la forma del romanzo, della fiction? Ma anzitutto è davvero così? Voglio dire, ci sono molte autobiografie in Italia. Ma i diari sono meno frequenti effettivamente, forse perché i diari chiedono un impegno, una concentrazione. Vi sono stati casi particolari, per esempio la figlia di Luigi Albertini, la moglie di Niccolò Carandini, fece diari per tutta la sua vita. Se si volesse si potrebbe pubblicare per alcuni anni i diari della Carandini. Manlio Brosio fu la stessa cosa, Manlio Brosio che fu ministro, vicepresidente del Consiglio, ambasciatore a Mosca, segretario generale della NATO, continuò per tutta la sua vita a scrivere quasi quotidianamente un diario di ciò che era accaduto nel corso della giornata, ed è stato pubblicato tutto sommato relativamente poco. Quindi non è vero, diari ce ne sono. Forse ci sono più memorie autobiografiche pubblicate in vita, e allora bisogna stare molto attenti. Un popolo di scrittori postumi, quindi? No, siamo un popolo di scrittori che pubblicano le loro memorie quando sono ancora vivi, e di quelle memorie bisogna sempre diffidare. Ecco, lei ha parlato di Albertini, e quest'anno è anche l'anniversario del Mondo, giornale insomma, che ha segnato l'Italia liberale. Cosa rimane oggi di questa eredità? Ma per la verità non c'era molto nemmeno allora. Perché chi c'era allora? C'erano le
12-20 persone che erano raccolte intorno a Pannunzio, ciascuno con la sua testa, mai avrebbero potuto formare un partito, perché in realtà ciascuno aveva idee sue ed era, come dire, allergico ai partiti. Mario Pannunzio riuscì a creare una casa e un tetto per queste persone ed ebbe questo grande talento, riuscì a farli stare insieme all'interno della stessa casa, ma non avrebbero mai potuto fare un partito. Ci sono anche adesso. Adesso manca la casa, ci vuole un Pannunzio, ma voglio dire, i collaboratori di Pannunzio di allora, o piuttosto i loro discendenti, i loro eredi, ci sono sempre. Arbasino, per esempio. Certamente, Arbasino, molte delle persone che adesso è inutile far nomi, ma molte delle persone che vedrete questa sera potrebbero stare in quella casa. Quindi serve un monolocale o, diciamo, un trilocale? No, purtroppo è una casina, non è grande. Il paese non ha bisogno di un grattacielo per mettere dentro tutti i suoi liberali. Antisismico, magari. Ecco, appunto.